Salve, bentrovati sul Giro della Morte, benvenuti a Roma World. Per la prima volta su questo canale avremo occasione di esplorare il parco a tema Antica Roma, che è annesso a Cinecittà World, qui a Castel Romano, Roma. E dato che oggi è la giornata inaugurale, avremo anche occasione di vedere un'anteprima di uno spettacolo che attendo tanto, Roma on Fire, in cui vedrete, come dire, davanti a voi spiegarsi la potenza dell'impero romano e quindi le sfilate, le legioni, le corse delle bighe. Si troverà all'interno dell'arena di Ben-Hur e per la sua monumentalità potrebbe diventare uno spettacolo di riferimento, il Rambo dei parchi romani, ma lo scopriremo nel corso della giornata, che comincerà subito dopo la sigla. Questo che vedete è un primo piccolo pezzo di un programma, di un progetto molto più ampio, l'idea di andare a ricostruire progressivamente l'impero. Allora, questo è il villaggio dei legionari, poi nell'area intorno a Roma on Fire il progetto di andare a costruire la Roma imperiale, con i templi, i fori, le vie, eccetera, eccetera, e progressivamente in tutta quest'area che abbiamo intorno, che è quasi di 150 ettari, l'idea di andare a costruire le province. Noi vogliamo che tra un po' di anni voi camminiate nel bosco e arriviate in Gallia, vi troverete nel villaggio dei Galli e poi magari uscendo da lì, come dire, camminando, arriverete a trovare le piramidi, troverete nell'antico Egitto. E direi, godetevi la giornata. Appena entrati nella Main Street ci accoglie la mappa del parco. In questo caso non è cartacea come a Cinecittà World, però ci rendiamo conto del contenuto del parco. Vedere qui e nell'area del mercato tante figure, tanti personaggi vestiti a tema antico romano porta a pensare a Hogwarts Legacy, il videogioco in cui si gira per il castello di Harry Potter e lo si trova pieno di maghi e streghe vestiti in abiti d'epoca. È particolare questo, è un aspetto che oggi si nota molto, probabilmente perché c'è l'anteprima dello spettacolo Roma on Fire, che poi vedremo, e quindi ci sono tanti attori, tanti figuranti che vengono utilizzati nel corso di tutta la giornata. Non vedo l'ora che arrivi l'estate, quando diventerà possibile accedere a queste stanze. È stata predisposta una tenda in modo da dare un facsimile di ciò che vedremo poi nel corso dell'estate e di ciò che spero di riuscire a provare quest'anno, visto che l'anno scorso non ci sono riuscito. Sembra, non si capisce se si può entrare o no, questa tenda che si scosta, quel vedo non vedo che invita al tempo stesso ti dice che non è ancora il momento, ma noi facciamo finta che lo sia e quindi abbiamo due letti, uno matrimoniale, uno singolo. Che belli però questi cuscini, così morbidi, fanno venire voglia di provare l'emozione, provare un'anteprima di quello che poi succederà quando verrà il momento. Wow, io non vedo l'ora che sia estate anche per questo. Non so se avrò il letto singolo o doppio, dipende da tante cose che però credo rimarranno chiuse al segreto di queste tende che ora noi superiamo nuovamente. Ricordatevi una cosa però, nei campeggi, anche se sembra di essere al chiuso, anche se le tende vi fanno sentire nascosti, si sente tutto, eh? Se si sente tutto, ho avuto esperienze a Europa Park. I nostri gladiatori, un bel applauso!
la versione nuova 2024 dello spettacolo dei gladiatori, secondo me, è più riuscita. Sarà l'arena piena e partecipata, sarà l'entusiasmo e la partecipazione dell'amministratore delegato, sicuramente uno dei piatti forti dell'esperienza Roma World. Stiamo entrando dentro quella che forse sotto certi aspetti è diventata una novità 2024 in questa nuova forma, sempre circondata da canne su cui non ripeterò la battuta. Non del tipo migliore. Gli armadietti, quindi adesso sarà possibile depositare i bagagli. Dunque, a sinistra dovrebbe esserci il tempio di Giunone, perciò noi scansiamo temporaneamente l'arena di Ben-Hur e andiamo a sinistra, cosa che non mi riesce mai troppo difficile, per avvicinarci sopra questo ponte levatoio, speriamo che regga, non che debba poi reggere tantissimo, al tempio di legno, che vedo davanti a una specie di bancone simile a quello di Tonio Cartonio, con una ruota. Cos'è? Una ruota della fortuna? Sono segni astrologici? Proviamo a girarla. Gira, 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 che cosa ne verrà fuori? Sapete quanto credo io ai segni cardinali, come se zodiacali, ed esce fuori Vergine. Non so cosa sia poi nel complesso, poi nella maniera proprio specifica, il segno Vergine, non conoscendo poi l'ambito, astronomia, astrologia, astrofisica, anche se tutto sommato ormai mi descrive sempre di più, perciò. E incontriamo il recinto dei cammelli, che in realtà poi in effetti è un cammello, sebbene abbia due gobbe, il cammello è uno, quindi forse rientra anche lui nel segno zodiacale in cui ultimamente rientro io, che mangia, o almeno mastica, con espressione intelligente, attenta, assorta. Il sentiero dei barbari presenta un cartello ridipinto di fresco con il rosso e oro dell'antica Roma SPQR. Prima che il gentile pubblico cominci a riflettere troppo sulle possibilità di infrattarsi e di nascondersi all'interno di questi sentieri, voglio ricordare che qui in alcune occasioni in estate è stato fatto il sentiero delle luminarie, quindi quando diventa buio c'è la possibilità di camminare circondati dalle luci. Questa sembra un'anfora, probabilmente qualche antico romano ha consumato qua un pasto ieri sera e ha spento il fuoco, è già tutto umido il legno, quindi vuol dire che è spento da un po' ormai. Ma il sentiero continua e si imbosca sempre più, forse scopriremo che i romani antichi hanno consumato anche qualcos'altro dopo aver consumato il pasto di cui abbiamo visto i resti poco fa. E qui lo scenario improvvisamente cambia, assi di legno, forse per sparare le frecce senza essere visti all'interno di questo scenario da battaglia. E poi, proseguendo, giriamo l'angolo e spunta un elemento completamente nuovo. Un'anfora abbastanza grande, però già vuotata. Che cosa si sono mangiati? Poi ci sono delle strutture di legno coperte da pelli che probabilmente garantivano l'impermeabilità. Infatti le foglie che ci sono sotto sono asciutte. Un'altra struttura per fare il fuoco qua dietro di me e davanti a me una colonna bianca con foglie rampicanti, che non guasta mai all'interno di un accampamento. Mentre ci riavviamo verso la civiltà, incontriamo questa antica panchina che conserva intatta la sua comodità. Ed ecco i lama, a questi bisogna stare attenti perché sputano, infatti qua c'è un filo per mantenere le distanze, non elettrificato per fortuna. Non sembra aggressivo, però comunque è meglio non avvicinarsi troppo a questo toro. Nella mia non assoluta cultura delle bestie, io non sapevo che le mucche avessero le corna, mi ero proprio perso questo dettaglio. Quanti hamburger vengono fuori qui? Ed ecco le caprette che ci corrono incontro, scodinzolano pure, vuol dire che sono felici. E qui ci sono i mostri. Cosa sono questi? Maiali? Tra l'altro i cinghiali circolano molto nella mia zona qua a Roma, soprattutto sull'argine del fiume, e ci sono spesso dei periodi in cui se ne esce qualcuno dicendo dovremmo liberalizzare la caccia, soprattutto per le strade, così la gente girerà per il fucile per sparare ai cinghiali, sia mai che ogni tanto becca anche qualcuno. Ed ecco qui le galline, sono i secondi più grandi uccelli che io abbia mai provato, forse si possono
neppure cavalcare. Dove ci porterà questo percorso di guerra? Come a Cinecittà World qua accanto ogni tanto si trovano dei percorsi che sembrano portare verso anfratti o vecchi torrenti prosciugati e poi proseguendo si scopre che portano, almeno in questo caso, verso un'area giochi per bambini. Ma noi siamo bambini e quindi possiamo provarla. Guardate che cosa abbiamo inaspettatamente trovato qui in un angolo semi nascosto di Roma World: la carrucola per divertirsi un sacco e forse farsi anche molto male. Vediamo com'è. Cercando di non morirci. Mi sono immensamente sporcato il retro dei pantaloni perché questo coso gratta per terra. Non è che ci si faccia male, no? Però gratti e quindi ti sporchi un sacco. Però divertente, vabbè. Vabbè, dai, così diventa anche un video interessante per il mio pubblico. No, così funziona un po' meglio, eh. Anche se io rimango sporco quanto ero prima, adesso vediamo se è possibile dare una sistematina in bagno perché c'è un po' da vergognarsi a girare così tutto il giorno. Ah, riecco anche il bosco di Maya dove mi ero fatto molto male all'Uneur, che peraltro ha la stessa proprietà di questo parco. Vediamo se questa volta è possibile superarlo evitando di morirci. Per atterrare però non al suolo ma su questo lungo palo, anche qui il secondo più lungo attrezzo che io abbia mai provato, ma ed eccomi atterrato dopo aver battuto la testa molto forte. Aia. Rieccoci nella Main Street, diretti verso quello che sembra essere il fulcro del parco, dove in teoria si mangia pure. E questo è un parco che viene valutato benissimo nelle recensioni per quanto riguarda il cibo, quindi sono molto curioso di vedere cosa fanno. Se n'è andata. Siamo alla taverna che richiama un ristorante dell'antica Roma. L'ultima volta che ho speso 18,50 euro in un parco è stato nel 2016. Questo è un segno di stima nei confronti di questo locale che ha delle recensioni veramente ottime online. Quindi ero curioso di provare la grigliata mista con posate vere e bicchieri che imitano la terracotta. Come vedete il pasto è arrivato ed è molto abbondante. Oggi cercavo il sublime e forse l'ho trovato in questo pranzo. Bistecca, salsicce, coscia di pollo, patate, insalata, c'è un po' di tutto, ci hanno portato pure il pane. Di solito non mangio le grigliate, non sono più abituato, quindi forse anche per questo è un'occasione speciale e particolarmente gradita. Devo ammettere che c'è un po' di fatica adesso nell'alzarsi e camminare, però incombe lo spettacolo dei rapaci, che credo sia assolutamente il caso di riuscire a vedere. Qualora l'animale non accetta l'invito, potrebbe attaccare e succedere questo. Pensate cosa potrebbe succedere al braccio di una persona. Sembra pericoloso. Chiaro? Questo esemplare è un sacrofago, si nutre di quelle che sono carcasse in decomposizione. Possono volare e cacciare anche di giorno grazie al colorito dei loro occhi particolari. Per parlare del gufo hanno messo il tema di Edwige, di Harry Potter, il che potrebbe essere potenzialmente problematico per la monetizzazione. Rimanete ai vostri posti, grazie. Potrebbe essere pericoloso, quindi mi raccomando, state tranquilli. Allora, considerate che mi dicono che adesso come adesso i corvi continueranno a girare qui intorno. Non possiamo momentaneamente proseguire. Mi pare di capire che sia meglio allontanarsi. Hanno deciso di interrompere lo spettacolo in modo tale da permettere di recuperare gli uccelli che non sono stati disponibili a rientrare al primo avviso.
Rispetto all'anno scorso noto che in alcuni punti del parco sono stati piantati degli alberi con aree recintate in patrocinio con una serie di istituzioni tra cui il comune di Roma. Ripiantumazione contro l'anidride carbonica mi pare una buona idea, peraltro probabilmente pure gratis, quindi un'idea ancora migliore. Hanno un'espressione molto calma. Forse sono abituati al fatto che la gente gli dia da mangiare, oppure sono curiosi, oppure hanno bisogno di compagnia. Sorride. Il campeggio è costruito con la tecnica dell'accampamento romano militare, il castrum, quindi di legno, con una passerella sopra che serviva per guardare ciò che succedeva al di fuori, no? Gli arcieri sopra che facevano la vedetta. Ci sono anche le torri di vedetta agli angoli. È un tipo di accampamento che secondo me potrebbe essere interessante anche per le scolaresche, venire qua, dare un'occhiata, fare qualche lezione su come erano costruite le opere romane, anche quelle temporanee come questa. Il bello di dormire qua è che c'è la possibilità di sera di approfittare della taberna per la cena e poi di mattina c'è la colazione con frutta, uva, un po' di cose. Ma in realtà è un'esperienza che a me incuriosirebbe molto poter fare. E abbiamo aggiunto un altro capitolo al nostro futuro video dove imboscarsi nei parchi a tema. Qua tra l'altro pure in maniera molto comoda. Se c'è qualcuno nei dintorni qua oggi venitemelo a dire perché io sono qua, vi aspetto. Stiamo passando accanto ad altre piante nuove che sono state messe di recente e sto notando il gioco di prospettive, di coni ottici, perché qui c'è un tempietto antico, romano, e dopo la curva ci ritroviamo davanti, a parte l'amministratore delegato che fa sempre piacere veder passare nei suoi parchi, la torre Indiana Adventure, torre Intamin di Cinecittà World, che in questo modo tramite i coni ottici unisce i parchi. 60 metri, non dico 60 centimetri, e anche 60 centimetri onestamente sarebbe, insomma, ragguardevole. Possiamo farci mancare la recensione di questo bagno un po' imboscato. È un container, quindi tutto sommato abbastanza ampio, comodo. C'è pure uno specchio e c'è un rotolo, non bastano mai. Nel frattempo stanno uscendo dei pallini, tanti pallini di non precisatissima natura, dal retro di questa capra, da un buchino. Chissà che è. Proviamo a toccare, assaggiare. In effetti si tratta di un'area preesistente, questo sentiero esisteva già prima della creazione del parco tematico Roma World, quindi chissà quante cose sono successe proprio qui su queste panchine, su questi sentieri, nel silenzio della notte di Castel Romano, se gli alberi potessero parlare. Nel frattempo ho fatto tardi, stanno già andando tutti verso l'arena di Ben Hur per l'anteprima di Roma on Fire, che è proprio la cosa che oggi non volevo perdermi. Dai, li abbiamo quasi raggiunti. L'arena verso cui stiamo andando ripropone la struttura di un circo romano, come il Circo Massimo, ed è stata costruita per il film Ben Hur, non quello storico, la riproposizione recente, quella che peraltro è stata pure convertita in 3D. E credo che sia una delle ragioni principali per cui è stato costruito questo parco Roma World, perché è una struttura molto imponente, importante. Consideriamo che questo percorso che noi stiamo percorrendo a piedi da Roma World non è così lungo, da Cinecittà World è un po' più lungo. Infatti quando l'arena veniva visitata le prime volte, annessa a Cinecittà World, il percorso veniva fatto in autobus, quindi c'era un autobus che faceva la spola avanti e indietro per l'arena. E qui vediamo il retro, ciò che di solito nei film non si vede, le strutture che reggono la scenografia. Viene chiamata arena, in realtà è un circo, l'abbiamo detto, è enorme e particolarmente vasta, per percorrerla tutta si impiega veramente tanto tempo. È chiaro che trovandosi tra le mani una struttura del genere ci sia stata la volontà di valorizzarla e di costruirci praticamente un parco attorno. Oggi è la prima volta in cui queste tribune vengono utilizzate, non erano mai state usate prima qui.
Non so se siano quelle che sono avanzate allo Stunt Show Scuola di Polizia o se vengano da Magicland. Lo dico prima che lo spettacolo cominci e lo capite dalle persone che ho attorno. Voglio essere molto preciso su questo punto. Non aspettatevi una recensione, nello stesso modo in cui io non mi aspetto di vedere una versione completa oggi di uno spettacolo che comincerà ufficialmente tra qualche mese e che sarà uno spettacolo notturno. Chi di voi farà arrivare la lancia più lontano vincerà la prima sfida. Rimane forse da spiegare la parentesi fuoco di Roma on Fire, ma rimane anche parecchio tempo per poterlo fare. È bello che uno spazio di questo tipo, di queste proporzioni, venga utilizzato con uno spettacolo imponente con tanti attori che oggi abbiamo visto in versione diurna e non notturna, insomma ci sarà modo di vederlo al completo. Intanto sono stato contento della sorpresa. E anche da qui, uscendo dall'arena, una vista sulla torre. E sulla macchina, è molto raro vedere una macchina che percorre la main street di un parco tematico. Rientriamo all'interno del parco in maniera forse un po' artigianale, ma ci siamo e così abbiamo la possibilità di vedere la seconda parte dello spettacolo dei rapaci, che prima purtroppo ci eravamo persi per vari motivi, tra cui il fatto che un rapace mi si era messo praticamente in testa. Applauso, grazie! Pensate che se io portavo lo stemma di Roma, era il simile che portavo la bandiera di Roma e la perdevo, venivo ucciso io nonostante vincevo la campagna di combattimento. Questi congiuntivi. Perché la simbologia è anche questa chiesa! Poi, apertura alare di 2 metri, è raro vedere uccelli così larghi. Pure così lunghi. Un altro cono ottico, un punto di osservazione di estremo interesse ce l'abbiamo nella Main Street. Percorrendolo al contrario scorgiamo in fondo, lontano lontano, il cartello di Mondo Convenienza. Questo segna anche un rispetto verso ciò che sta all'esterno del parco. Non lo si ignora come succede a Magicland, dove fanno finta che l'outlet non esista e dove l'outlet fa finta che Magicland non esista, salvo quando vogliono che la gente vada a mangiare lì uscendo dal parco. E invece qui la concorrenza la si inquadra in una cornice, veramente qualcosa che, un rispetto che non ho mai visto in nessun altro parco. E qui c'è un altro gioco di prospettive, forse il più interessante di tutti. Ti svegli, esci dalla tenda dopo averci passato la notte, guardi alla tua sinistra e perfettamente in prospettiva vedi spuntare una la cima della torre di caduta Indiana Adventure, che rispunta ovunque, soprattutto di mattina appena svegli. Poi qui ci sono tutte queste erbe su cui è possibile fare la citazione del gladiatore, che peraltro è stata ripresa per lo spot di Roma World. Ho recentemente scoperto che le mani, nel momento in cui vengono mostrate nei video, attivano un certo meccanismo sensomotorio in cui rende partecipe lo spettatore, perché vedono che tu stai usando la mano e sembra che sia la loro, no? Poi nel mio caso in particolare, visto che le mie sono pure belline, perciò questa cosa si attiva molto, perciò da adesso in poi farò come quegli instagrammer che ogni volta che devono indicare qualcosa fanno così, come dei deficienti, anche se in realtà non sanno perché lo stanno facendo. Stavo per registrare le conclusioni dei video, ma mi sono accorto che qui c'è anche un sarcofago. Chissà se dentro c'è qualcuno. Qualora ci fosse, spero fosse qualcuno di antipatico, ad esempio, oppure gente che sparla a destra e a sinistra. No, perché ce ne sono. Va bene, allora, conclusioni del video. Se ben ricordo, nella visita precedente, proprio mentre percorrevo questa Main Street, avevo detto qualcosa del tipo: non fatemi fare nessun tipo di conclusione, le conclusioni ve le fate voi, forse pure con una certa vena di strafottenza. Non me ne ero reso conto, ma probabilmente stava cominciando una mia riflessione in merito a come si gestisce
gestisce un canale che fa vlog nei parchi. Non sono recensioni le mie, sono visite al parco, commento quello che vedo, mi diverto, condivido ciò che mi sembra possa far divertire. Posso anche esprimerla un'opinione, ma non è una recensione, non è un voto. E da che pulpito poi? Anche se forse, a proposito di pulpiti, ce ne sono di più alti, ma forse ce ne sono pure di più bassi. Questa è stata una giornata a Roma World, un parco in cui sono stato bene oggi, come sono stato bene l'altra volta, che spero di avervi mostrato almeno in parte all'interno di questo video, che qui finisce. E perciò appuntamento al prossimo, fatemi sapere come vi è parso, grazie per esserci stati e a presto!